È una giornata di primavera del 1910. Ad Altenberg, cittadina a pochi chilometri da Vienna, vicina alle rive del Danubio, un bambino di 6 anni gioca con un anatroccolo di pochi giorni. Si accorge che l'uccellino lo segue ovunque. Quel bambino, il cui nome è Konrad Lorenz, scoprirà il fenomeno dell'imprinting e diventerà uno dei fondatori dell'etologia moderna. Quel bambino continuerà a seguire le oche e le anatre per tutta la vita e loro seguiranno lui. Lo accompagneranno a vincere un premio Nobel. Quell'uomo e le oche si diranno a vicenda: io sono qui, tu dove sei? Ich werde oft gefragt, warum wir gerade den Graugänsen so viel Arbeit. Mi viene spesso domandato perché dedico tanto lavoro e tanta ricerca alle oche selvatiche. E io posso rispondere a questa domanda semplicemente con motivazioni fortemente razionali. Non conosco nessun altro volatile che abbia una vita familiare così complessa e duratura. Nessun volatile per il quale la struttura sociale sia determinata in maniera così complessa dalla sovrastruttura di varie famiglie e nessun animale che possa essere tenuto in quantità così grandi e insieme ad un così basso costo e persino in assoluta libertà. E ciò si basa inoltre su di un preciso processo, il cosiddetto imprinting. E se vi dico che questa è la ragione alla base delle ricerche sulle oche selvatiche, vi dico la verità. La verità, ma non tutta la verità. La verità completa è che quando avevo 5 anni, le anatre hanno lasciato in me il loro imprinting. Ho desiderato appassionatamente avere un'oca, e questo perché attraverso i viaggi del piccolo Nils Holgersson di Selma Lagerhoff, ho subito per sempre l'influsso delle oche selvatiche. E le oche io non potevo averle, perché in giardino creano troppa confusione, troppi danni. E così mi accontentai di un'anatra da cortile e con l'occasione scoprii l'imprinting. Infatti mi accorsi che un pulcino d'anatra da cortile, che mia madre aveva comprato per una corona dal vicino, un certo Nagebauer, me lo ricordo ancora perfettamente, mi veniva dietro. Mi ricordo ancora perfettamente di ogni singolo gesto espressivo e di ogni suono di questa piccola anatra da cortile. E visto che mia moglie, già allora, era la mia più stretta collaboratrice, dovette anche lei avere un'anatra. E questa anatra l'avemmo 2 giorni più tardi, e allora io mi resi conto che l'anatra di mia moglie, che si chiamava Pupser, mentre la mia Piepser, insomma mi accorsi che Piepser aveva l'imprinting di seguire l'uomo, mentre Pupser no. Mia moglie ancora oggi non vuole ammettere che Piepser veniva dietro molto meglio di Pupser. E da quest'anatra ho iniziato l'etologia. Konrad Lorenz era nato ad Altenberg il 7 novembre 1903. La famiglia Lorenz aveva costruito una grande casa con un giardino immenso. La passione più grande di Konrad era quella per gli uccelli, di cui divenne presto un grande esperto. Riconosceva ogni specie e teneva un diario in cui annotava il comportamento dei pennuti. Ma gli uccelli non furono i soli cui Lorenz si legò giovanissimo. Ad Altenberg aveva stretto un'amicizia intensa con una bambina, figlia dei vicini di casa. Si chiamava Margarete Gebhardt, divenne compagna di giochi di Konrad e poi compagna di vita. Come i coniugi di alcune specie di oche, Konrad e Margarete sarebbero rimasti fianco a fianco, inseparabili, per tutta la vita. L'adolescente Lorenz era anche un appassionato lettore. Divorava libri di zoologia, botanica, ornitologia, ma anche di filosofia, storia, letteratura. Scoprì Darwin e divenne sostenitore fervente della teoria dell'evoluzione. Decise di fare lo zoologo o il paleontologo. Nel 1933 si laureò in zoologia. Lo stato delle ricerche sul comportamento animale erano prima di Lorenz e prima degli altri etologi di quel periodo, per quello che riguarda l'Europa, soprattutto Centro Europa e Nord Europa, erano legati a
a settori anche esterni al comportamento animale o alla zoologia vera e propria. E sono settori che sfumavano nella psicologia, che usavano molto spesso gli animali come paradigmi per idee e visioni sull'uomo, sul suo comportamento, su come era conformata la sua mente. Agli inizi del Novecento, lo scienziato russo Ivan Pavlov vinceva il premio Nobel. Anche egli studiava gli animali come si studierebbe una macchina. Pavlov aveva scoperto, lavorando principalmente con i cani, che un riflesso spontaneo, come quello della salivazione quando si assapora un cibo, se viene associato spesso a un altro stimolo esterno, come il suono di una campanella, può diventare un riflesso condizionato. Nel frattempo, negli Stati Uniti, lo psicologo John Watson aveva fondato la scuola dei comportamentisti, facendo esperimenti su topi, cani e scimpanzé. Barrus Skinner, seguendo le teorie comportamentiste, sosteneva che l'istinto contasse poco o niente e che ogni comportamento fosse il risultato di riflessi automatici, frutto di processi di apprendimento. Per il mondo scientifico, abituato a vedere gli animali come robot programmati dalle ricompense e dalle punizioni, gli esperimenti di Lawrence sull'imprinting rappresentarono un vero e proprio sconvolgimento. Quando iniziai con le oche, non mi era ancora chiaro che l'imprinting non è relativo, che è un fenomeno indelebile. Però non volevo comunque che la mia prima oca selvatica avesse l'imprinting umano. Era stata covata da un'oca da cortile bianca ed era dunque il primo pulcino di oca selvatica che io avessi mai visto e comprensibilmente ero curioso e ho giocato un paio d'ore con questo pulcino. Dopodiché ho voluto spingerlo sotto l'oca da cortile. L'ho fatto, ma il trauma era compiuto. Questa piccola oca selvatica non voleva neanche a morire avere niente a che fare con l'oca da cortile. E mi veniva dietro piangendo forte, e cioè facendo... Pi, pi, pi. E questo termine, che è un termine che è meglio sempre considerare nella sua terminologia inglese, proprio perché imprinting mantiene questo senso di gerundio, cioè di divenire, si è visto che poi in realtà non è qualcosa in cui la mente animale rimane fissata per sempre, non è un fenomeno così meccanico, perché questa mente animale con le sue esperienze può anche cambiare. Quindi di solito si è visto che se un animale viene per esempio imprintato fin da piccolo a qualcosa che è veramente molto diverso dalla propria madre naturale, quella che si aspetterebbe per la propria storia evolutiva, poi qualora messo a contatto con soggetti della propria specie, non è che questo animale perde completamente la propria identità. Per esempio un'anatra che è nata e imprintata su mia sorella Elena, nonostante manifesti grande attenzione per un essere umano, se si ritroverà per periodi lunghi di tempo a vivere con altre anatre, riuscirà ad avere un comportamento via via più normale.